come l'hai vista dal campo questa partita, soprattutto secondo tempo molto intenso, siete riusciti a portare a casa tre punti preziosissimi. Sì, sì, è stata una partita difficilissima, anche perché sapevamo di venire qua e di fare una battaglia. Siamo contenti di aver portato il massimo risultato a casa, dobbiamo essere contenti di come si è giocato, di come si è vinto e da domani ripensare già alla spalla. Si diceva anche prima con Roberto, abili anche a rimettere la partita dove l'avete lasciata nel primo tempo sul 2-1, non era semplice? No, no, non era facile perché loro il secondo tempo dopo 10 minuti, 7-8 minuti sono stati bravi a trovare il gol. E lì si poteva mettere in maniera diversa perché loro avevano entusiasmo, giocavano in casa, ma noi siamo stati bravi a stare lì a combattere palla su palla in una ripartenza a fare gol con un giocatore che per noi è determinante. Oggi per te altre due parate decisive, almeno De Paul e Lasagna, se non vado errato, qual è stata la più difficile? No, io guardo la squadra, sono contentissimo di aver vinto, mi dispiace di aver preso gol, però sono contento che si è vinto e si porta a casa tre punti. Abbiamo chiesto a Inglese prima, ma tu ci pensi un po' alla nazionale, perché la tua stagione inizia ad avere dei numeri, delle prestazioni di un certo tipo? Ti dico la verità, no, tanta gente me lo dice, ma ti posso giurare che è una cosa che tutti sognano, tutti quelli che fanno i giocatori ambiscono a quell'obiettivo, però è una cosa che deve venire lavorando sul campo. Io sono contento di lavorare col Parma perché si sta lavorando bene come singolo, come squadra, come gruppo. Questo deve far sì che dobbiamo portare più punti a casa possibile, perché portando punti a casa si inizia a parlare bene di Sepe Inglese, di D'Aversa, di Fagiano, del presidente, di tutti. Quindi questa è una cosa positiva. Specialista delle parate all'ultimo secondo, Empoli, Frosinone, Udinese, l'ho chiesto anche in Inglese, è un po' il tuo momento migliore questo della tua carriera? Senza ombra di dubbio è il mio momento migliore, anche perché sto lavorando benissimo in settimana e la domenica mi sta ripagando, anche perché come ho già detto in passato, gli ultimi tempi non ho quasi mai giocato, però ho lavorato bene e ora sto raccogliendo quei frutti che mi aspettavo, ma era difficile perché dopo svariato tempo era difficile dimostrare, però io credevo in me stesso e quindi sono contento di quello che sto facendo. Tu Inglese siete in prestito dal Napoli, Inglese in un modo, tu in un altro, che cosa ci pensi un po' a giugno oppure ancora troppo presto? Siamo in tema mercato, se il Parma dovesse riscattarti? No, dico la verità, a giugno non ci penso, anche perché noi abbiamo un obiettivo, l'obiettivo è raggiungere i 40 punti e poi crescere ancora. Quindi bisogna pensare settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, a lavorare bene. Poi quando arriverà giugno si vedrà insieme a chi mi gestisce, alla mia famiglia, a me, cosa sarà meglio per me. Sempre Inglese ha detto che questo è un po' il suo habitat, può essere anche il tuo? Sì, sì, sicuramente, anche perché se non fosse stato il mio habitat non avrei giocato in questo modo, quindi vuol dire che sto bene, sono contentissimo di come si lavora, della città, dei tifosi, della squadra, del mister, e quindi bisogna proseguire su questa strada. Intanto, l'ultima per me, 28 punti, tanta roba. Sì, sì, tantissima roba. Ora ci abbiamo un altro secondo diretto domenica che è veramente importante per noi, perché fare un risultato positivo domenica prossima sarebbe mettere quasi a posto tutto il campionato. Noi iniziamo qui a fare dei calcoli, voi, non te lo chiedo questo, però voi avete pensato che questa vittoria l'avete festeggiata, la sentite in modo particolare in chiave classifica? Può voler dire qualcosa in più? Voi avete iniziato a fare i calcoli, noi all'inizio dell'anno che facciamo calcoli per arrivare a quei 40 punti maledetti che fanno sì che l'anno prossimo il Parma giochi in Serie A, quindi sappiamo che mancano 12 punti, lotteremo fino alla fine per raggiungere quei 12 punti e poi dopo vedremo quante partite mancheranno, dove si può arrivare e vedremo cosa si può fare.